E bentornati amici della Legge Italica, Samuele Vuore che vi parla. Oggi siamo qua per parlare della controversia riguardante il prezzo dei DLC dei Nani del Caos, DLC che è passato dai 20 euro delle fazioni precedenti, come per esempio Re dei Sepolcri e Costa dei Vampiri, ai 25 di adesso con i Nani del Caos. Un aumento di prezzo del 25% che di sicuro non è andato giù a nessuno, men che meno a me e a Loris. Però oggi siamo qua per parlarne un po' sia dalla parte del consumatore che da quella della casa produttrice, che può essere Sega o può essere Creative Assembly. Adesso andremo a vedere anche quali possono essere le possibili meccaniche, partendo dal fatto che io non so niente di meccaniche interne di Sega o di Creative Assembly, quindi porrò varie opzioni e poi dopo starà a voi scegliere quella che vi piace di più o quella che vi piace di meno. Ma partiamo da la risposta che è stata data da un rappresentante di Creative Assembly chiamato King Gobbo, che dice: buongiorno a tutti, abbiamo visto ultimamente tante discussioni attorno al prezzo del DLC Forgia dei Nani del Caos, così volevo condividere quello che abbiamo postato nella discussione di Steam in modo da avere una visibilità maggiore. Allora, praticamente lui dice, lui è un community manager, di conseguenza le decisioni che vengono fatte sotto questo punto di vista sono state prese decisamente al di sopra del suo rango. Sostanzialmente è un per favore, sono un messaggero, non sparatemi, ok? E poi dice, so per fatto che le decisioni sui prezzi non sono prese alla leggera, e grazie al cazzo vorrei sapere quando lo sono prese, e che ci sono un sacco di fattori che vengono presi in considerazione, e per fortuna ancora. Perché, porca miseria, cioè, se sei un'azienda che deve pensare solo a quello, sarebbe strano prendere decisioni alla leggera senza pensare qual è la reazione della community. Allora, abbiamo fede che quello che avrete dal DLC Forgia dei Nani del Caos sarà molto, che praticamente varrà quello che l'avrete pagato, e vi mostreremo quanto più possibile nelle prossime settimane per aiutarvi con la decisione se volete comprare o no il DLC quando lancerà. Gli sviluppatori hanno messo ogni chilo della loro passione, ogni goccia di sudore della loro passione e talento nel fare questo DLC nella maniera più bella possibile, e quindi questa è la risposta ufficiale di Creative Assembly. Inutile dire che è una risposta piena di niente e di fuffa, nel senso, se avessero potuto rispondere è così, stateci e dateci soldi, l'avrebbero fatto. Ovviamente non possono farlo per ovvissime ragioni, ovvero che non possono venire presi a palate da tutta la community, ma solamente da quelli che, per cui quei 5 euro lì rappresentano il troppo, e quindi giustamente vanno con la risposta diplomatica. Allora andiamo a parlarne prima dal lato giocatore e poi dal lato compagnia. Dal lato giocatore, questa è una mossa decisamente sciocca da parte di Creative Assembly, perché dopo un delay incredibile per il primo DLC, che già aveva un prezzo non indifferente, e un delay ancora maggiore di circa 8 mesi tra il primo DLC e il secondo DLC, uscire con sia meno contenuto, in quanto i lore leggendari sono passati da 4 a 3, nonostante ci sia un eroe leggendario che comunque non è un lore leggendario come tempo e costo di produzione, in più aumentare anche i prezzi, quindi diminuire il contenuto disponibile, aumentare i prezzi, è una doppia botta che assolutamente non doveva essere fatta. La seconda cosa da pensare è che, a quanto pare, il contenuto gratuito sarà solamente Ulrika Magdova, che, per quanto bellissimo personaggio presente nella saga di Gotrek e Felix, non rappresenta un lore leggendario. Ancora, Creative Assembly è uscita con lo statement, la frase, che dice: abbiamo sentito che vi piacciono più eroi leggendari, quindi eccovi i lore leggendari al posto degli eroi abbiamo sentito che vi piacciono gli eroi leggendari, quindi eccovi gli eroi leggendari al posto dei lore leggendari. E penso che questa sia l'unica cosa che nessuno aveva chiesto. Nessuno chiede non farci il lore leggendario, facci l'eroe leggendario. Abbiamo chiesto per entrambi, visto che gli eroi leggendari, specialmente nei DLC dove sono presenti,
hanno molto senso, come quello di Gorrich contro le sorelle del Twilight, qui, che, dove ci sono Gorrich e Ariel, e in altri DLC dove comunque sono presenti, sono funzionali, sono belli da giocare, aggiungono quel twist in più, ma non rimpiazzano il lore leggendario, mai in nessuna situazione. Partendo da questo, ci sono dati interni che puntano molto fortemente sul fatto che di 4 lore leggendari disponibili per i Re dei Sepolcri e la Costa dei Vampiri, 2 siano giocati tanto, 1 siano giocato un po' di meno e un quarto sia praticamente utilizzato da 2 persone che si salutano ogni giorno mentre accendono una nuova campagna con quel personaggio. E quindi Creative Assembly spera, togliendo un quarto Lord, di produrre una campagna migliore per i restanti 3. Ora, il fatto è, siamo sicuri che Creative Assembly abbia tolto dai 4 Lord esattamente il quarto che non veniva mai giocato? Oppure ha tolto uno dei 2 che poteva venire giocato di più e quindi ora ci ritroviamo tutti a utilizzare un Lord, un altro forse e il terzo mai? Perché questa potrebbe essere anche il caso in cui ci ritroviamo. Quindi, di sicuro, come consumatori non possiamo che essere infelici e scontenti di questa scelta. Il mio consiglio per tutti voi è: non comprate il DLC fino al 12 di marzo. Il 12 di marzo andate e fate un giro su Eneba, fate un giro su Instas Gaming, fate un giro su tutti i siti di chi che trovate e prendete il gioco o il DLC sul sito in cui lo trovate al prezzo minore. Ovviamente la pirateria non è una cosa che io supporto, mai. La pirateria non è mai supportabile, almeno dal mio punto di vista. Quindi prendetelo legalmente da un rivenditore di chiavi che vi faccia pagare il meno possibile. Noi proveremo comunque a portarvi il prezzo migliore con Eneba, ma se lo trovate da qualche altra parte prendetelo dove lo pagate di meno, in modo da avere un prezzo che sia più vicino a quei 17,99 che si pagavano quando abbiamo comprato per la prima volta Re dei Sepolcri e la Costa dei Vampiri. Detto ciò, c'è un'ultima cosa che magari può portare un po' di hype in tutti noi, è che sono stati aggiornati gli achievement di Total War Warhammer 3, mossa che secondo me è stata fatta in maniera completamente sbagliata, ma per una... ci sono gli achievement, adesso dove a quanto pare ci saranno delle prove, la prova del Passo Nero, di Elfen, dei Fallen Gates e dell'altare dell'Ultimate Darkness, in più ci sarà anche quella di Tzinch, quindi 5 prove in cui potremo totalizzare un certo numero di punti, 15.000, 50.000, 75.000 e così andare. Ora, qual è la possibilità che succeda tutto ciò? Cioè, che cosa significano questi achievement? Senza considerare che poi c'è anche un ultimo achievement che potete vedere in fondo, chiamato Ultimate Mastermind, che ci dice prendi 75.000 in una qualsiasi prova del fato. Ora, questo mi suona molto come o una nuova modalità che sta venendo lavorata da parte di Creative Assembly, aggiungo inutile, oppure può essere semplicemente un'inclusione un po' più iterativa del Madness of Tzinch, che è praticamente il Free LC che dovrebbe essere molto simile al laboratorio che è stato annunciato non tanto tempo fa, che probabilmente dovrà arrivare in maniera gratuita con questo. Quindi immagino che saranno dei punti che potremo accumulare facendo delle prove in single player. Sarà interessante vedere se poi magari ci saranno delle cose utili sbloccabili una volta che si ottengono questi achievement, oppure se sarà fatto così, tanto per. Detto questo, io vi saluto, fatemi sapere, anzi no, adesso dobbiamo passare al lato Sega Creative Assembly, perché per quanto sia brutto vedersi il prezzo alzare da 20 a 25 euro, ci possono essere delle ragioni che ci può far piacere sentire oppure no,
che però possono aver spinto Creative Assembly e Sega a fare questa decisione. Allora, partiamo dalla ragione un po' più seria e poi andiamo su quella più divertente, che però potrebbe essere anche quella più reale. Allora, la verità è che, cioè non la verità, semplicemente la possibilità più seria è che l'inflazione semplicemente ha galoppato. In Inghilterra, da quando è stato rilasciato il DLC dei Re dei Sepolcri e quello della Costa dei Vampiri, che era il 2017, oggi siamo 2023, 6 anni, l'inflazione nei 6 anni è di circa il 25%, una roba clamorosa, non abbiamo mai visto inflazioni di questo genere nel corso delle nostre vite. Qualcuno ha fatto la matematica, io mi sono fidato, se voi volete farvela e poi mi volete venire a dire che è diverso, io sarei ben felice di sapere che è un numero molto sotto il 25%. Però da quello che purtroppo ho sentito, chi ha fatto la matematica, chi ha fatto i calcolini, l'inflazione dovrebbe stare attorno a quei livelli lì, 25% è altissima, e purtroppo il rincaro dei prezzi è esattamente il 25%. Quindi lo stiamo semplicemente andando a pagare lo stesso in potere d'acquisto di quello che lo siamo andati a pagare 6 anni fa. L'altra opzione, che è più divertente e penso anche utile per chiudere il video con una nota un po' positiva, è che i cervelloni di Creative Assembly o Sega, perché non sappiamo quale dei due faccia le decisioni, si siano riuniti in una bella tavola rotonda. Quindi voi immaginatevi una tavola rotonda come i cavalieri di Re Artù, con tutte queste persone con il cervello più grosso della testa. E lì arrivano gli shareholder, quelli che hanno le azioni dell'azienda, e dicono, però non vediamo tanti segni più ultimamente. Avete fatto cose che non sono andate tanto bene, ci sono dei segni che sembrano più vicini all'uguale che al più, noi vogliamo più soldi, dateci più soldi la prossima volta che dividete i guadagni. E lì, allora, è saltato fuori quello con il cervello più piccolo tra i cervelli grossi, che ha portato fuori una lavagnetta, e su questa lavagnetta ha fatto un grafico. Aumento di 25% del prezzo, diminuzione di acquisti minore del 25% rispetto a questo DLC, uguale guadagno. E lì immagino che tutti quelli che hanno dei soldi investiti in azienda siano partiti con l'applauso più grande del mondo, e da lì abbiano deciso di far così, perché ovviamente i succhiasoldi che vogliono sempre avere un guadagno in più quando si tratta di avere delle azioni nell'azienda ci sono, ed è una visione che sta portando molte aziende come per esempio Activision o Blizzard a non fare esattamente bene. Quindi io ci terrei un occhio se fossi uno degli imprenditori che investe in aziende e videogiochi. Con questa immagine divertente del cervellino piccolo che porta al grafico e tutti che lo applaudono, noi abbiamo finito, ci vediamo alla prossima con i Nani del Caos. Ciao a tutti ragazzi.